Tutto a parlare il senatore De Cristofaro, ne ha facoltà, prego. Credo, signor Presidente, che prima di tutto debba essere chiarita e sottolineata una cosa. Noi oggi ci troviamo a discutere sull'opportunità che rimanga al proprio posto un ministro indagato e non un ministro colpevole. Per il ministro dello sport Lotti vale la presunzione di innocenza, come dovrebbe valere per qualsiasi cittadino italiano, anche se però purtroppo spesso questo non accade. La presunzione di innocenza riguarda però la responsabilità penale e sono i tribunali che hanno il compito di accertarla. La responsabilità politica invece è tutt'altra cosa. E affrontarla con ottica diversa da quella della giustizia penale non spetta alla magistratura, ma spetta esattamente alla politica. Da molti anni, anzi forse da qualche decennio, questi due piani, che dovrebbero evidentemente restare completamente distinti, vengono invece confusi. E io credo che vengano deliberatamente confusi. Non a caso tutte le forze politiche, tutte, si abbandonano da decenni ad una messa in scena che ha contribuito fortemente a delegittimare la politica tutta agli occhi degli elettori, quella di partiti che scoprono il garantismo quando gli conviene e se ne dimenticano invece quando serve ad attaccare i rivali politici. Da troppo tempo i governi, i partiti, le maggioranze scelgono a seconda delle circostanze, della convenienza del momento, della percezione degli umori della pubblica opinione, se far prevalere un versante oppure se far prevalere l'altro versante. Un giorno si svegliano più garantisti, un giorno si svegliano più giustizialisti. Io credo, spero davvero che questa mozione debba fornirci l'occasione per fare chiarezza una volta per tutte. Dal punto di vista penale, il ministro Lotti non è un colpevole, non è un condannato, non è neppure una persona rinviata a giudizio. Dal punto di vista penale il problema per quanto riguarda quest'Aula non si pone nemmeno. Possiamo però dire la stessa cosa dal punto di vista politico? Io non credo che possiamo affermare questo punto. La situazione è questa. Il ministro Lotti è indagato perché sospettato di aver avvertito i vertici della Consip dell'inchiesta in corso sulla corruzione all'interno della stessa Consip. Ad accusare il ministro, come abbiamo avuto modo di vedere, è Luigi Marroni, ex assessore alla sanità della Regione Toscana, nominato dal governo Renzi, amministratore delegato di Consip. Il ministro si difende accusando Marroni di mentire. Ora io chiedo, si lede il garantismo se si afferma che perlomeno uno dei due non dice la verità su questo punto? Esiste cioè una sola possibilità che entrambi dicano il vero? Evidentemente non esiste. Però entrambi restano al proprio posto. Il Presidente del Consiglio prende le difese del Ministro e invece il Ministro dell'Economia quelle dell'amministratore delegato della Consip, pari e patta. È giusto? È politicamente accettabile? O non sarebbe più corretto e più limpido che entrambi facessero un passo indietro, perlomeno fino a quando non sia accertata questa cosa semplice, cioè chi dei due dice la verità e chi no? In termini di opportunità politica c'è un ulteriore elemento denso di ombre e denso di ambiguità. È vero o non è vero che nel corso di questa legislatura, è stato ricordato, sono stati costretti alle dimissioni ministri mentre intorno ad altri esponenti del governo, sottosegretari per esempio, sono stati alzati veri e propri muri di protezione? Negli ultimi anni noi abbiamo assistito a una grande festa del garantismo a corrente alternata. Ministri neppure indagati che sono stati fatti dimettere, mentre altri esponenti del governo, sui quali gravavano accuse molto più pesanti, che invece sono stati difesi a spada tratta. Mai come in questa legislatura questa ambiguità tra responsabilità politica e responsabilità penale, con la quale ho aperto il mio intervento, è stata adoperata per difendere o sacrificare a seconda della convenienza del momento o delle maggiori o minori protezioni di cui ciascuno poteva disporre. Noi crediamo che questo gioco debba finire. È inaccettabile che qualcuno sia spinto alle dimissioni senza neppure l'ombra
di un sospetto e qualcun altro invece sia protetto a spada tratta in nome di un garantismo che vale per l'appunto a targhe alterne, qualche volta sì e qualche volta no. Ebbene, io credo che per finire sia il caso di dire le cose apertamente, senza alcuna reticenza. Nessuno di noi può sapere come finirà l'inchiesta Consip. Non sta a noi indagare su quelle accuse. Ma dal punto di vista politico è certo che questo caso si staglia su uno sfondo preoccupante, estremamente preoccupante, fino anche torbido, senza il quale, lo dico al governo, anche il caso in questione avrebbe colpito di meno l'opinione pubblica di quanto invece è successo. Mai come negli ultimi anni in questo paese si era vista una così clamorosa, così gigantesca affermazione del familismo, della distribuzione di posti chiave decisa sulla base delle amicizie con il capo assoluto, delle ombre continuamente proiettate sul proscenio politico dai rapporti personali, dai rapporti di amicizia, dai rapporti di famiglia. Non può funzionare. Chi devono ringraziare i profeti della delegittimazione della politica? Quelli che appunto approfittano di questo disastro in cui versa la politica di questo paese, se non di tante questioni come queste. Per esempio di quel salvataggio delle banche che chiamava in causa il padre di una delle ministre principali del governo allora in carica, tanto per raccontarne una. Credete davvero che queste cose non incidano profondamente anche sugli umori dell'opinione pubblica di questo paese? Credete davvero che non abbia inciso a fondo vedere i posti chiave del governo in mano ad un gruppo di amici, figli di amici, a volte finanche i rapporti di affari tra di loro? Su questo bisogna avere il coraggio di voltare pagina una volta per tutte, soprattutto in un paese ferito come questo. Io davvero non so, non posso sapere, non lo voglio nemmeno sapere come finirà la vicenda Consip in tribunale. Non lo voglio sapere oggi, non è il mio mestiere. Non sta a me, non sta a noi come senatori della Repubblica Italiana né saperlo e nemmeno tirarlo ad indovinare. Però ancora una volta questa vicenda evoca lo stesso nodo inestricabile di rapporti politici e di rapporti privati, di amicizie e di parentele, di familismo dilagante, di quello che a questo paese non solo non serve, ma reca un danno gigantesco, costruisce una antipolitica dilagante, riempie le vele, diciamo così, di chi pensa che si possa per l'appunto immaginare un altro tipo di dinamica che possa superare finanche quella democratica. Allora io credo che anche a fronte di queste ombre, e finisco, sarebbe stato non solo giusto, ma saggio, responsabile, limpido, fare un passo indietro momentaneo, che non avrebbe significato in nessuna misura un'ammissione di colpevolezza, appunto, quella spetta ai tribunali, non a noi, ma avrebbe rappresentato una prova di responsabilità. Io giudico molto grave e molto sbagliato che il Ministro e il Governo non abbiano avvertito la sensibilità di mettere in opera questa prova di responsabilità. E per queste ragioni, Ministro, Sinistra Italiana voterà a favore della mozione di sfiducia. Grazie. Grazie. È iscritto a parlare il senatore...